Allora, altre cose da precisare. Supponiamo di stare x y sta in R n più n. Ok, quindi x sta in Rm in Rn e y sta in Rn. Poi x appartiene ad E e y appartiene a F. Allora, E io so che la misura di E è finita e è misurabile, vabbè. F è misurabile, la misura M è dimensionale di F. Finita non è che è importante. Ricordatevi che con le misure si possono fare anche i prodotti, però quando voi avete una cosa che è finita diversa da zero, positivo, perché se misura è positivo, per più infinito fa più infinito, se avete zero per più infinito fa zero. Ok? Quello che voglio dire è che l'insieme prodotto cartesiano è misurabile nella dimensione giusta e che la misura del prodotto cartesiano chi sarà? Il prodotto delle misure. Oh, questo in generale non è proprio, non è difficilissimo, ma non è facilissimo. In alcuni casi è facile, per i primi intervalli è facile, per gli aperti è facile, nel caso in generale non è. Qualche difficoltà di dimostrare questo teorema ci sta, ma se fa e non lo dimostriamo. Oh, quello che invece voglio sottolineare, quindi questo qua senza dimostrazione, è quando scrivo m, n, m, m, sono le misure di Rebbero. Che non è affatto vero che se x non è misurabile secondo, cioè se e non è misurabile secondo Rebecca, magari f sì, che il prodotto non sia misurabile secondo Rebecca. Cioè vi faccio questo esempio. Allora, sia E contenuto in R, chiamiamolo, invece di chiamarlo E, chiamiamolo S, contenuto in R, tale che S non è misurabile secondo l'effetto. Ovviamente la misura che c'è su R è la misura, la lunghezza, la misura R. Questo insieme l'abbiamo costruito l'altra volta, ricordate l'esempio, no? Quell'insieme. Un insieme di questo tipo, cioè stanno da non misurare. Adesso andiamo a prendere questo insieme in R2. Facciamo S cartesiano 0. Quindi voi ci avete una frafuglia qua che non è misurabile secondo Lebesgue e la riguardate, sta sull'asse delle ascisse, e riguardate questa stessa, questo stesso insieme contenuto in R2. Beh, questo stesso insieme contenuto in R2 è misurabile, perché la misura in R2 non è la lunghezza, quello non ce l'ha, ma è l'area. E allora l'area, questo qua, è contenuto, per esempio,
diciamo, noi sapevamo che S era contenuto in meno 1, 1, vi ricordate? Quello che avevamo costruito noi. E quindi questo qua è contenuto in meno 1, 1 cartesiano meno 1 su n, 1 su n. Cioè se io faccio il rettangolino, questo qua, oh, e questo rettangolino, questo lo chiamo C con n perché è un punto, la misura due dimensionale di C con n, come si fa? Quant'è? No, 2, 4 su n, 2 su n per 2, la rotta di lapide, corretta. E quindi cosa succede quando n tende a infinito? Ah, scusate, è meglio chiamarlo h perché la n già sta impegnando. La n, vabbè, non in questo esempio perché qua siamo misura unidimensionale, dimensionale, due dimensionale, però nel caso generale la n l'ho lasciata per... Cosa succede quando h tende a infinito? La misura tende a 0. Che vuol dire che ho trovato una successione di insiemi da fuori la cui misura tende a 0 e che contengono il mio insieme. Quanto può essere la misura del mio insieme? 0. Quella che cosa è? Dice, ma questi insiemi non sono... io che cosa devo fare? Devo fare, devo approssimare da dentro con i compatti e da fuori con gli aperti. Se non sono aperti, vabbè, io l'ho aperto un po' più grande, se lo prendo meno 2, 2 aperto, per meno 2 su h, 2 su h aperto, contiene quello di prima, quindi contiene anche questo, sarà 16 su h, ma quando h tende a infinito sembra 0, ok? Non è il problema che sia più aperto. E da dentro, ma dentro non importa, se da fuori fa 0, la misura esterna fa 0, la misura interna meno di 0 non lo fa. E quindi... Allora, che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che questo stesso insieme, quello che c'è prima qua sull'asse dell'ascisse, guardato in R la lunghezza non ce l'ha, ma guardato in R2 l'area ce l'ha, fa 0. Quindi attenzione, che certamente la misura n più m dimensionale deve coincidere sugli insiemi prodotti, gli insiemi misurabili deve coincidere con il prodotto delle misure, questo sì. Però la misura n più m dimensionale può misurare anche cose in più. Per esempio questo è un insieme addirittura prodotto, che però i due singoli fattori non sono, uno è misurabile perché è un punto, cioè misura 0, e l'altro no. Quindi questo qua in generale sarà vero ogni volta che questo è un insieme limitato e ogni volta che faccio il prodotto fattore con il prodotto cartesiano con un insieme di misura nulla, è chiaro che il prodotto c'ha una misura, indipendentemente se quello limitato era misurabile o no, che vale praticamente lo stesso tipo di ragionamento. Poi un'altra due cose che voglio richiamare, così poi finiamo questo richiamo e poi passiamo domani alla... Vabbè, ci passiamo anche lo stesso, con già vedere qualcosa. Due cose ancora però voglio richiamare. La prima... Allora, questo esempio, cioè non è un esempio, questa cosa prendetela bene in testa. Noi abbiamo una funzione da Rn a valori in 0 più infinito, o
Io preferisco sempre avere valori reali, vi evito sempre che funzioni a valori più in vizio, può mettere però, sarebbe fonte di ulteriori precisazioni, distinguo eccetera, quindi non ce le metto, ma non perché non si possa fare. Allora, prendiamo la funzione Rn, una maggiore uguale di 0, sostanzialmente, sto dicendo valore in R maggiore uguale di 0. Allora, io sto, quello che vi voglio dire è che l'integrale misurabile posso fare l'integrale su Rn di f di x in dx. Oh, questa integrale qua può venire anche più infinito, qua non è necessario supporre la funzione sia in L1 perché la funzione è così, non è L1. Questo qua non è altro che la misura n più 1 dimensionale del sottografico, chiamiamo f grande. F grande è l'insieme delle x t tali che t è maggiore o uguale di 0 minore di f di x per ogni x appartenente a R. Questo si può dimostrare, no, anche questa dimostrazione non è banalissima, però si può. Quindi questo vi fa capire benissimo che relazione c'è, che gli integrali non sono altro che misure e le misure non sono altro che integrali. Perché? Qua siamo con la misura di Lebesgue, ok? Questo cosa dice? Non dice altro che se quando stavi in una funzione di una variabile l'integrale della funzione era l'area sottostante al grado della funzione stessa, compresa l'asse e l'ascissima del grado della funzione. Okay. E questo per la misura di Lebesgue è vero, sempre, cioè quando c'è una funzione di Rn in R non negativa, quell'integrale è uguale a quella misura. Questo pure è un fatto importante da ricordare. Anche questo senza dimostrazione. L'ultimo fatto senza dimostrazione, questo ve lo ricordo perché dall'esame di analisi 1 sai che ancora bene non l'avete capito, adesso abbiamo A, poi abbiamo B, questi sono aperti di Rn, poi abbiamo una funzione gamma invertibile tra A e B. Attenzione, questa funzione invertibile, quindi l'immessa si chiamerà gamma meno 1. Però gamma, vi ricordo come è costruita. Gamma è gamma di x in A, appunto lo chiamo x. In B lo chiamerò y, ma comunque siamo sempre nel Rn. Quindi questa qua non è altro che gamma 1 di x1 xn, gamma 2 di x1 xn, gamma n di x1 xn. In questo caso è stato molto opportuno mettere
x in verticale, così abbiamo occupato lo spazio. Ok? Ricordate, una funzione che va da Rn a Rn ha n variabili ed n componenti. Chi è lo jacobiano della funzione? Prima cosa, c'è ancora? È la matrice delle derivate parziali. D gamma 1 in D x1 di x, D gamma 1 in D x1 xn di x, D gamma 2 in D x1 calcolato in x, D gamma 2 in D xn calcolato in x, fino ad arrivare a D gamma n in D x1 calcolato in x, D gamma n in D xn calcolato in x. Non puoi sbagliare. Cosa potresti sbagliare? L'unica cosa che potresti sbagliare, potresti invertire le righe con le colonne, potresti fare la trasposta. Però qua basta ricordarsi che sulle righe ci vanno i gradi, così gradendo la B, gradendo la seconda, gradendo la terza, gradendo la quarta, gradendo la quinta. Sono n componenti, ognuna è una funzione a valore reale, ogni funzione da gradiente. Tutte insieme rispetto a gamma, che è una funzione con più componenti, mi danno lo jacobiano, la matrice delle derivate prime. Questo jacobiano esiste anche se la funzione va da Rn in Rm, semplicemente la matrice rettangolare. Ricordate il teorema del D? Non è che sembra la funzione va da Rn in Rm, in questo caso stiamo parlando di un diffeomorfismo. Perché diffeomorfismo? Perché gamma e gamma meno 1 vogliono che siano di classe C con 1. Gamma è C con 1 di A e gamma meno 1 è C con 1 di B. Ovviamente, ognuno è C con 1 nel dominio suo. Allora, che cosa dice il teorema di cambiamento di variabile? Per questo voglio discutere, questo passo ora, no? Dice che tu hai gamma, hai E contenuto in B. Questo insieme è Mn misurato. Poi supponi che ci sia questo integrale, integrale stessa di F di Y in DY, che non è un integrale singolo, è un integrale multiplo. Per esempio, se siamo in R3 è un integrale triplo, perché sarà un insieme, cioè l'integrale su un insieme tridimensionale di una funzione di tre variabili. Quindi questo insieme, questo integrale, quando lo andate a sviluppare, lo dovete sviluppare con le regole degli integrali iterati. Sembra che la punta che devo nominare anche un altro teorema che non abbiamo nominato bene, mi pare abbiamo detto, denunciato in analisi 2 di Fubini e Tonelli, li abbiamo chiamati così, mi pare di no. Ok, allora lo facciamo adesso, tra poco. Però prima di fare Fubini e Tonelli, se questo integrale c'è, questo integrale a chi è uguale? Supponiamo che la funzione di questa qua sia L1. A
Allora, io voglio cambiare variabile, quindi l'integrale lo voglio andare a fare in dx, ma su dove lo devo andare a fare? Allora, qua c'è a, qua c'è b, qua c'era un insieme e, e qua. Allora, questo è e, questo è gamma. Se torno indietro, chi è l'insieme di questo scritto qua? Gamma meno 1 di e è la controimmagine, perché se x sta in gamma meno 1 di e, quando ci metto gamma vado a finire in e. Se tu chiami questo e, questo si chiama la gamma di e. Allora, questo è misurabile, questo è misurabile, oppure questo è misurabile, questo è misurabile, quello dipende dal fatto che ti siano offesi. Quindi primo fatto, basta che tu supponi che uno dei due sia misurabile, che uno dei due integrali esista, automaticamente anche l'altro integrale che esiste deve essere fatto. Quale integrale? Qua ci avrai f di che stavolta? Chi è y? X, Y, come sono collegati X e Y? Gamma di X, no? Stavolta è gamma di X, non gamma meno 1. E qua cosa ci va? Non la derivata di il determinante dello jacobiano, il determinante dello jacobiano col valore assoluto. Per capirci perché ci va il determinante dello jacobiano, prendete un'applicazione lineare da R2 in R2, prendiamo y1 uguale 3x1 più 2x2, y2 uguale x1 più x2. Qual è il determinante dello jacobiano? Chi è lo jacobiano in questo caso? Quando l'applicazione, quando il diffeomorfismo è lineare, lo jacobiano è costante. Chi è questa matrice? 3, 2, 1. Allora, guarda bene, se noi ci mettiamo nel x1, x2 e prendiamo il quadrato 0, 1 per 0, 1, dove va a finire? Allora, 0, 0 va a finire in 0, 0. Siccome l'applicazione è lineare, basta fare le immagini dei quattro punti e poi collegare. Se ci metto 1, 1, scusate, 1, 0, mi va a finire in 3, 1. Quindi 3, 1, 2, 3, 1, va a finire qua. 0, 1 va a finire in 2, 1. Quindi va a finire qua. Sì. Va a finire in 2, 1. 1, 1, quindi 1 va a finire qua, 1 va a finire qua, 1, 1 va a finire in 5, 2, 5, 2, ho venuto fuori un pastrocchio, viene un parallelogramma fatto così. Vabbè, con la parte, diciamo, col foglio di quadrettato dovreste fare più a farlo meglio. Ok? Allora, quanto fa il determinante di questo jacobiano? 3 meno 2
fa 1. Se tu ti vai a calcolare l'area di questo, ti fai il triangolo, ti fai l'area, no? Puoi fare, allora puoi fare quest'area, no, ti fai i triangoli, te lo scrivi come differenza di triangoli, i triangoli sono facili da calcolare l'area. Puoi fare tanti triangolini che hanno base verticale, base orizzontale, altezza verticale. Ti fai, lo scrivi come unione di quei triangolini, differenza di quei triangolini. Ti vai a vedere che viene qua. Ok? Qua c'è tante formule per farlo, farlo pure con formule che vengono da trigonometria, dalle superiori. No? Perché ci va il determinante dello jacobiano? Perché supponiamo per esempio di fare meno e meno. Adesso chi è? 3, 1, poi viene meno 2, meno 1, abbiamo 3, 1. Sì, 3, 1, poi abbiamo meno 2, meno 1. E viene un bastocchio a 2 la peggio, ci viene così, poi devo fare la le parallele e fare così. Allora. Qua vi viene 1, 0, quindi vi viene punto in conto qua sta in 1, 0. Comunque l'immagine viene un parallelogramma fatto così, andate a fare l'area, viene sempre 1. Allora, perché dico che quest'area conta rispetto a quella? Perché immaginate di integrare la funzione 1. Allora, l'integrale della funzione 1 qua deve essere, quando vado a fare il cambio di variabile, la funzione 1 rimane una costante, rimane una costante, rimane l'integrale della funzione 1 qua. In questo caso l'area non è cambiata, e vabbè. L'integrale della funzione 1 mi dà l'area, no? Ma se la funzione, se l'area cambiava, se quest'area diventava 3, togliamoci questo, facciamo 3x con 1, facciamo x con 1 più x con 2, è più facile. Adesso, quando vado a fare il mio, la mia immagine, io ho 3, 1 e poi ho 0, 1, quindi mi viene così, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, l'area mi viene 3. Allora, se io faccio l'integrale di 1 qua, l'insieme originale, questo è y1, y2, x con 2, l'insieme originale, cioè l'area 1, allora l'integrale di 1 qua non può essere uguale all'integrale di 1 qua. Lo vedete o no? Che cos'è? È l'integrale di 1 qua moltiplicato per 3, perché l'area è stata stirata 3 volte. Quando tu allora, localmente voi dovete pensare questo, che il vostro cambiamento di variabile, diffeomorfismo, localmente è c1, localmente diciamo che all'interno di un punto voi considerate pure che quelle derivate siano costanti, approssimiamo che le derivate costanti. Non è una dimostrazione di niente, ma allora, se le derivate sono costanti, l'immagine, cioè è come se il cambiamento di variabile fosse localmente lineare. Ma se il cambiamento di variabile è lineare, voi che cosa state facendo? In R2 state prendendo un quadratino e lo state, diciamo, deformando in un parallelogramma. Se state in Rn, cosa state facendo? Prendete un cubetto n dimensionale e lo deformate in un solido con le facce parallele a 2 n dimensionale, no? Per esempio, se siamo in R3, da un cubetto che diventa un parallelepipedo. Allora, quello che conta, mettiamo pure che là localmente la funzione è costante, quindi 1 valeva qua e 1 valeva qua, quello che conta per calcolare
per aggiornare l'integrale, che cos'è? È quando cambia il volume o l'area o la misura n dimensionale dell'oggetto che stiamo stirando. Cioè, se io qua c'è un oggetto di area 1 e dopo che l'ho stirato l'area diventa 3, ci vado a integrare la funzione 1, qua mi faceva 1, qua mi faceva 3, per portare da 1 a 3 devo moltiplicare per 3. Se il determinante era negativo, però non cambia niente perché l'area è sempre positiva. Perché determinante negativo cosa significa? Che era la stessa, l'area diventava 3 e poi veniva ribaltata. Ma un'area ribaltata non è che da 3 diventa meno 3, da 3 rimane 3. È chiaro? Allora, facciamo un esempio. Quando parliamo di cambiamento in coordinate polari, tu che cosa hai? Chi è A? A è 0, 2 pi greco per, anzi 0 infinito, più infinito, per 0, 2 pi greco. Questo è ρ, questo è t, cioè questa striscia infinita, aperta, lo vedi che è aperto. Chi è B? Chi è B? È l'insieme delle xy appartenenti a R2 meno l'insieme di x0 tali che x sia maggiore o uguale a 0. Cioè, quando vado a fare l'immagine, e chi è la funzione gamma? X è uguale a ρ cos teta, y è uguale a ρ sin teta. Ricordate questo. Cioè, se io prendo fisso teta e faccio l'immagine di una seminetta, questa qua, dove mi va a finire? Mi va a finire nel piano x, y, mi va a finire una semiretta con l'angolo fissato, no? Rho varia. E quando teta va da 0 a 2 pi greco, cosa fa questo? Fa tutto il giro da 0 a 2 pi greco. Quale rimane fuori? L'unica semiretta, la semiretta positiva dell'asse dell'ascissa, perché io ci ho messo maggiore di 0 e minore di 2 pi greco. Ora, cosa mi dice il teorema di cambiamento di variabile? Anche questo senza dimostrazione, perché la dimostrazione qua ci vogliono più di due. Mi dice che quando vado a fare, se quello è un dimorfismo, quindi quello è C1 insieme alla propria inversa, e se F è L1 qua, allora questo integrale qua è uguale all'integrale di F di gamma di X per il determinante per il compiano di questo, e questo qua è L1. Questo è misurabile, è tutto quello che vuole. È automatico, cioè basta che esista uno dei due e automaticamente esiste l'altro collegato a questo punto. È chiaro? Ora uno dice, vabbè, ma questo qua perché se lo facevo con Riemann, a parte il fatto, è vero che la dimostrazione qua sono più di due ore, ma quella di Riemann è un po' più corta, ma non di tanto. Ma sono le ipotesi. Questo teorema qua vale ogni volta che E è un insieme misurabile con dello di B. Quando andate a fare quello di Riemann, vale sicuramente, se quello è un insieme misurabile secondo Riemann, ben contenuto nella pelle. Allora, se io devo integrare su un cerchio in ρ e teta, in xy, e voglio passare in ρ e teta, sto cerchio, allora come si ragiona secondo le belle? Ci tolgo questo segmento, rimane misurabile? Sì. L'integrale rimane uguale? Sì, perché quello è l'insieme di misura due dimensionale, nulla. Quindi faccio un integrale sul cerchio meno il segmento. Il cerchio meno il segmento è contenuto nell'aperto B? È misurabile? È contenuto nell'aperto B? Sì, posso applicare cambiamenti variabili. Se lo devo fare con Riemann, teoricamente funziona lo stesso, però dovrei immaginare di togliere una si sceglie qua, poi
ridurre questo pezzetto, cioè dovrei fare un ragionamento molto più complicato. Qua praticamente nel momento in cui so che il cambiamento in coordinate polari funziona da un aperto meno una semiretta in questo aperto di Reut nel piano coteta, a quel punto qualunque sia l'insieme misurabile in R2 posso passare in coordinate polari usando come jacobiano. Lo jacobiano di questa trasformazione l'abbiamo calcolato tante volte, fa rho. E perché fa rho? Perché se voi andate a prendere rho, una finestrella qua, rho più delta rho per teta più delta teta, è questa qua che area ha? Rho più delta rho per teta più delta teta, diciamo, approssimiamo, perché questa non è proprio rettangolare, ma più o meno, quando vado a moltiplicare, qua mi viene meno rho teta, anche io devo fare, questo mi viene rho, insomma, il rapporto, qua devo fare delta, allora questo qua è, stavo sbagliando a scrivere, allora, questo qua è delta rho, questo qua chi è? Quest'altro lato della finestrella, di questa finestrella semilunga, non è teta, è rho delta teta. Quindi quando vado a fare l'area di questa finestrella è circa rho, delta teta, al primo ordine, al prossimo al primo ordine. Quindi vedete che rispetto alla finestrella delta rho delta teta, qua avete stirato nella variabile rho e l'area è aumentata di un fattore rho. Perché? Chi è delta teta? Delta teta è l'angolo qua, ma se io devo calcolare questa lunghezza, chi è? È rho per delta teta. Ok. E quindi quello jacobiano è esattamente la, quello che mi misura il rapporto approssimato al primo ordine infinitesimo da quelle aree. Ok, ora abbiamo ancora 2 minuti, 1 minuto e mezzo. Fubini Tonelli, che dice Fubini Tonelli? Allora, F maggiore o uguale a 0, scrivo velocemente, supponiamo, allora voi dovete fare l'integrale su R n più m di F di xy in dx dy, allora questo è uguale l'integrale su R n in dx e l'integrale su R n in dy di F di xy. Più precisamente, per quasi ogni x questa funzione è misurabile, diciamo, in y, essendo positiva l'integrale ci sta, e l'integrale di quello che viene viene uguale a qui. Finito, infinito, qua funziona sempre. Questo è il teorema di Fubini. Quindi il teorema di Fubini altro non è che la formula di riduzione per gli integrali doppi delle funzioni positive misurabili. Dice, se questa è, diciamo, se esiste un integrale esiste pure l'altro e sono uguali, cioè se esiste questo esiste questo e sono uguali, se esiste questo esiste questo e sono uguali. Non c'è fatto proprio le misure di piano Jordan, questo qua vale se, cioè nel senso che per esistere questo cosa significa? Significa che la funzione deve essere misurabile per quasi ogni x, questa funzione della y. Poi quando integri, quello che viene deve essere vabbè, deve essere misurabile a sua volta nella x, se non si può integrare. Ok. Però se la f appartiene a L1, tu hai Tonelli. Tonelli dice che l'integrale dice la stessa cosa.
integrale su Rn più n di f di x, y indirizzo. Oh, qua puoi fare anche il contrario, qua ce ne sono tre di integrali, perché l'integrale su Rn, l'integrale su Rn di f di x, y di x, ma puoi fare anche il contrario, puoi invertire, che qua siccome l'insieme è prodotto, invece di fare l'integrale prima di x e poi di x, puoi fare l'integrale prima di x e poi di y. Quindi se la funzione è L1, l'integrale, anche se, se ci metto il modulo è quello di prima, è fb, anche senza modulo lo posso calcolare come integrale iterato. Attenzione, se la funzione non è L1, non funziona. Cioè io vi posso fare un esempio, adesso non ho il tempo, lo faccio la prossima volta, di una funzione che vi vado a fare l'integrale iterato, ci sta sempre, lo faccio in un verso, in un ordine, mi viene, che ne so, 2, me lo faccio nell'altro ordine e mi viene meno 3. Qual è l'unica spiegazione? La funzione non è L1. In realtà l'integrale della parte positiva e l'integrale della parte negativa fanno più infinito e più infinito. Allora, siccome tu affettandolo in questo modo gli infiniti si cancellano e mi rimane 2, affettando l'altro modo gli infiniti si cancellano però in modo diverso e mi rimane un altro modo. Ok, potete staccare.